No, siamo stati avvisati con delle email e degli SMS che cambiava la gestione della ditta, senza sapere nulla prima, cioè dall'oggi al domani, stop. Protesta stamani sulla strada statale 121 Paternò-Catania, dove i lavoratori della Romano Trasporti, che fa servizio anche nel catanese, hanno deciso di far sentire la loro voce per manifestare il loro disagio alla comunità etnea e alle istituzioni. La sosta dei diversi pullman della ditta ha provocato un rallentamento del flusso veicolare in direzione Catania dallo svincolo di Val Corrente, in territorio di Belpasso, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Ci stiamo occupando dell'avvertenza della Romano Benedetto Autolinea di Centuripe, che ha in affidamento i servizi da parte della Regione Siciliana da Centuripe per Enna, Catania, Paternò e trasporta centinaia di pendolari, studenti e quant'altro. Da 5 anni questi lavoratori vivono un dramma immane. La Regione Siciliana, in modo del tutto unilaterale, non versa i contributi dal 2009, credo 2008-2009. I lavoratori vantano un credito di oltre 500.000 euro che la Regione avrebbe potuto sostituirsi per versare i contributi INPS, quindi regolarizzare i DURC e pagare i dipendenti, ma non lo ha fatto. Recentemente l'azienda è stata dichiarata fallita per un debito di poco più di 50.000 euro. Il curatore fallimentare. Non comprendiamo bene le procedure che sta adottando. Dalla mezzanotte di questa notte erano tutti licenziati e che venivano assunti da una fantomatica Calatina Bus Service, che stamattina noi non abbiamo visto. A dire il vero, ieri sera il titolare di questa azienda ci ha contattato, voleva parlato di una sorta di collaborazione, non ci ha dato alcun documento, non sappiamo se i lavoratori sono stati assunti, non sono stati assunti, quindi stamattina ci siamo assunti noi invece la responsabilità di interrompere il pubblico, servizio e di manifestare a garanzia dei beni aziendali. La ditta ha dichiarato il fallimento, ma i lavoratori hanno lamentato la mancanza di un confronto diretto con l'azienda. Mi lamento perché dal 2010 noi non percepiamo gli stipendi, però poi dopo sono stati saldati lentamente perché ci avevano proposto anche appropriazione indebita quando l'azienda percepiva i contributi dalla regione, però che noi c'era un ritardo degli stipendi. Dal 2011 non abbiamo visto più nessun tipo di stipendio. Poi piano piano, che ci siamo trattenuti qualche cosa di acconto per poter portare avanti la nostra famiglia, fino a quando è arrivato il fallimento. Dalla protesta a metà mattinata si è spostata alla stazione di Catania.